dei ragazzi e delle ragazze, cioè più importante come ragazzi e ragazze che si affacciano alla scelta delle scuole superiori, capire chi siamo, cosa cerchiamo, piuttosto che essere in qualche modo iperinformati o aggiornati sul mondo di domani, i mestieri e così via, perché questi cambieranno, no? E questo è un dato più volte ribadito, il fatto che i mestieri di domani sono qualcosa che ancora noi non sappiamo e di cui non abbiamo neanche la definizione. Altrettanto vero è che, voi lo sapete perché avete a che fare con ragazzi e ragazze di quell'età, che a 14 anni, uso un'età simbolica, è normale non sapere ciò che ci piace. Cioè non è che noi a quell'età sappiamo che cosa ci piace. E quindi a domanda è molto facile che ragazzi e ragazze facciano fatica a dare una risposta rispetto a quel quesito. Ma infatti non lo devono saper loro, lo dovete sapere voi. Questo è il tema. Cioè, il nostro mestiere è questo, quello di osservare come si trovano le diverse situazioni, chiedere anche ai loro insegnanti, dialogare con loro, portarli a fare esperienze di diverso tipo e capire dove sono a loro agio e dove sono a disagio. Su quale tipo di sollecitazioni mentali, esperienze, fatiche sono più agili, mobili, sereni e efficaci, quali invece li mettono in difficoltà. Questo lavoro maieutico, no? Questo lavoro di esplorazione di ciò che loro cominciano a sviluppare come vocazione, che non è ancora definita a quest'età, ma matura si dice verso i 17 anni. Ecco, questo è. Ha bisogno di noi, cioè di noi che li guardiamo, li supportiamo, chiediamo loro come si sono trovati e proviamo a proporre attività, esperienze, nuove cose. E ovviamente dialoghiamo con i loro insegnanti per avere dei feedback, no? Dei segnali di ritorno su cosa sta succedendo rispetto a quella disciplina, a quella materia. Quindi bisogna sapere cosa ci piace, bisogna soprattutto scoprire cosa ci piace, perché non è detto che lo sappiamo a quell'età. Questo è molto forte. Il terzo suggerimento che vi do è che dobbiamo probabilmente rinunciare ad alcune formule che spesso si usano in questo campo, quello dell'orientamento, e dirci non esistono scelte giuste. Questa formula dell'esistenza di scelte giuste rimanda un po' implicitamente al fatto che ci sia una sorta di zona sicura, perseguendo la quale si è certi di quello che succederà dopo. Se io faccio il liceo scientifico e poi ingegneria, certamente troverò lavoro perché il mondo di domani è fatto di computer e di gente che sa quelle cose lì. Allora, potrà anche essere così, ma io non scommetterei in questo modo, cioè non ragionerei così. Ci sono delle scelte ragionevoli, cioè sulla base di com'è nostro figlio, nostra figlia, dove si trova bene, in che cosa prova piacere, che cosa sta provando a immaginare di sé nei prossimi anni. Mettendo insieme questi elementi, forse si può arrivare a approssimare la scelta più ragionevole del momento. In modo tale da, ok, ci si guarda attorno, ma soprattutto perché tutto si guarda nostro figlio, nostra figlia, poi ci si guarda attorno e si ragiona che cosa in questo momento ti può sembrare più interessante. E poi si ponderano i vari elementi che si ponderano di fronte a una scelta, no? Quanto è lontano quella sede di studio, che cosa temi, che cosa ti attira e così via. Però appunto l'idea della scelta giusta, togliamoci l'idea che esiste una scelta giusta, cioè una cosa che garantisce al 100% quello che succederà dopo e il resto invece no, questa cosa è profondamente sbagliata. Lo dico perché togliere quell'affermazione significa togliere un sacco di ansia, perché se c'è una scelta giusta, allora c'è anche tutte le altre sono scelte sbagliate e sembra veramente di indovinare o non indovinare la mossa da fare. Ecco, forse dobbiamo toglierci questo tipo di immagine e quindi anche di linguaggio. Il quarto punto dice che non esistono percorsi lineari. Attenzione, noi guardiamo la vita dallo specchietto retrovisore, dico noi adulti.
E quindi ci sembra che abbiamo fatto tutte le cose in fila, no? Abbiamo fatto quella scuola, poi quell'altra, poi il lavoro, ma ci stiamo dimenticando di tutti i bivi, i dubbi che abbiamo avuto, gli inciampi, gli elementi casuali. E questo significa che fare una cosa non vuol dire che dopo ne consegue necessariamente un'altra che è quella che tutti ci dicono consegua quello. Cioè, se fai quel tipo di scuola non ne puoi fare più dopo un'altra, se fai quel tipo di liceo poi dopo non puoi fare quella facoltà universitaria, oppure se fai quell'indirizzo scolastico delle superiori non puoi accedere all'università. Attenzione, non... Immaginiamoci che la vita curva va in mille direzioni, quindi nulla si decide adesso. Questo è il quinto punto. A 15 anni non si decide il destino di nessuno. E ve lo dico con un esempio che Stefania lo sa, faccio spesso quando incontro i genitori nei laboratori di educazione alla scelta. Quando incontro i genitori, lo potrei fare anche adesso come test, chiedo quanti di voi oggi sono quello che immaginavano a 15 anni sarebbero diventati. Ve lo dico subito, non alzereste la mano se non in 3, 4, 5, 700 collegati, perché la vita va in mille direzioni, no? Eppure anche allora abbiamo scelto, anche noi, no? Siamo stati... Ma cosa succede? Succede che poi le cose cambiano, evolvono, poi uno scopre delle cose dopo, poi inciampa, poi scopre. Insomma, credo che sia importante abbassare l'ansia per vivere serenamente una cosa ragionando sulla dimensione di piacere, di interesse, di curiosità, di desiderio, più che la paura di sbagliare. Spostare proprio l'asse sul piacere, il desiderio, la curiosità, l'interesse. Un ragazzo mi ha detto, raccontato l'altro giorno, mentre si parlava di questi temi, una cosa buffa. Gli chiedevo di questo e lui mi diceva: guarda, Stefano, io so da 3 anni che voglio fare il fisico, quindi mi iscrivo al liceo scientifico. Ho detto: caspita, dai, dall'età di 3 anni sai questa cosa? Gli chiedo, ho detto: sì, io non voglio le ansie dei miei compagni di classe. E quindi lui aveva trovato questa strategia di dirsi, ma cioè, chiaramente se l'era raccontato da solo, che lui sarebbe diventato un fisico, ma non perché davvero credeva che sarebbe diventato un fisico, ma per togliersi l'ansia dei suoi coetanei, che finivano per entrare in un gorgo di ipotesi che lui riconosceva forse difficili da reggere. Ecco, togliamoci l'ansia che quella sia una strada dritta e che una volta presa non consente scampo, perché così aiutiamo i ragazzi e ragazze a essere più sereni nell'affrontare le cose e a dialogare di più con una dimensione di curiosità e interesse. Correlato di questa affermazione vuol dire anche una cosa che chiaramente per noi adulti suona strana, ma io credo che sia importante che l'accogliamo nel linguaggio con cui dialoghiamo, cioè il fatto che le scelte oggi sono reversibili, cioè che oggi si può forse iniziare una cosa e immaginare che a un certo punto, se non funzionasse, si può cambiare. Perché nessuno solca il proprio destino in modo pietrificato a 15 anni. 15 anni è un'età in cui si comincia e poi dopo si cambia ancora e poi ancora e poi ancora. E quindi questa cosa serve proprio ancora una volta ad allentare la morsa della sensazione di essere di fronte a un tribunale sulla propria vita, iniziando in un modo si finisce necessariamente lungo una traiettoria che non lascia scampo. Ancora, a proposito di come aiutare, no, i nostri ragazzi e le nostre ragazze, credo che sia importante una cosa. Ho notato negli anni, facendo interviste, ragionando anche con insegnanti, ma soprattutto dialogando con ragazze e ragazze di fronte alle scelte che avevano fatto, che il vero deficit era spesso sul proprio metodo di studio. Cioè, riflettere e capire come il nostro figlio apprende. Non apprendiamo tutti allo stesso modo. Alcuni hanno bisogno di fare mappe,
alcuni di prendere appunti, alcuni hanno bisogno di ripetere, altri di fare degli schizzi sul Padlet, alcuni sono fatti in un modo. Allora, credo che sia molto importante per rinforzare i nostri figli e le nostre figlie nelle scelte e nell'affrontare serenamente i diversi percorsi, lavorare su qualcosa che non sempre viene insegnato, anzi quasi mai, e che forse fa parte del modo di ci aiutare a capire in quale modo i nostri figli e le nostre figlie apprendono al meglio. Ve lo dico perché a ogni passaggio di ciclo avviene che cosa? Che bisogna affinare questo metodo e è importante che uno lo capisca, altrimenti se l'apprende con quella scuola, ma semplicemente perché non ha affinato il proprio metodo di studio, che quella scuola la potrebbe affrontare tranquillamente, ma lui o lei non ha capito qual è il suo modo di apprendere. Quando mi è capitato di, per esempio, di intervistare e dialogare con ragazze che sono oltre la scuola superiore, stanno facendo l'università, loro raccontano questa cosa qui. Qui cambia completamente quello che avevamo appreso alle superiori, dove avevamo di settimana in settimana le verifiche, le cose da fare, invece in università aspetti 3 mesi e poi un esame. Quindi o ti sai organizzare o sai prepararti per autodisciplina nella gestione del tuo tempo di studio o vai a sbattere, perché a quel punto hai 3-4 libri da preparare e se non ti sei dato da fare prima, semplicemente perché non c'era una verifica, non reggi quel ritmo. Ecco, credo che sia importante ragionare sui metodi di studio e capire qual è il metodo di nostro figlio e nostra figlia. Io ho visto, per esempio, una cosa che non avevamo ai tempi, l'uso delle mappe per organizzare gli apprendimenti. È una cosa che io stesso ho scoperto tardi e non so se si vede, ma io sto usando una mappa. Perfetto. Non uso uno schema lineare, ma sto usando una mappa. Sto usando una mappa perché ho capito che quella forma mi consente di organizzare meglio i pensieri, di navigare meglio fra le cose, anziché di andare lungo un elenco. Ancora, io vi consiglio di andare verso una scelta che almeno per come si presenta oggi, poi vi hanno detto, sono scelte ragionevoli, no? Non scelte che hanno il potere di vedere in anteprima. Stefano, non ti sentiamo, aspetta Non ti che ti... sentiamo. Aspetta, 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 aspetta. Vento. Ok, riprova. Ok. No, è chiuso ancora l'audio. Adesso è aperto. Ok, però non disattivatemi l'audio, sennò io non No, no, posso. no. No, 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 infatti non Io. abbiamo toccato nulla. Neanch'io però. Allora, vi consiglio, dicevo, di preferire un indirizzo che può apparire meno, come dire, meno prestigioso, ma in cui vostro figlio e vostra figlia si appassiona a piacere, a gusto, a studiare quella cosa lì, rispetto a uno più prestigioso ma in cui vedete più in difficoltà vostro figlio e vostra figlia. Perché vi dico questo? Non tanto per una questione di felicità, che comunque sarebbe già un'ottima ragione, ma per questo motivo. Questo può essere un po' scioccante, ma è così, ve l'assicuro. Quello che loro apprendono oggi non gli basterà in futuro, sicuro. Saranno necessariamente costretti e costrette a riaffacciarsi a nuove fonti di sapere, a nuove competenze da formare negli anni, in futuro, anche nel mondo del lavoro, certamente. E questo vuol dire che quello che oggi studiano alle superiori non sarà sufficiente, quindi anche se facessero un'ottima scuola, ma magari facendo fatica per farlo, non saranno al sicuro dal punto di vista di quello che gli verrà loro chiesto. Quindi che cosa vuol dire questo? Vuol dire che è molto più importante che loro sviluppino piacere ad apprendere e a studiare, piuttosto che sappiano tutto quello che gli verrà chiesto di sapere. La dico e sembrerà un po' forte, quello che loro studiano è un mezzo, non è un fine. È un mezzo per scoprire
cosa loro possono apprendere e quanto loro possono aver piacere ad apprendere. Perché? Perché quello che servirà in futuro è parzialmente presente in quello che studieranno e parzialmente no. Quindi è importante che non si bruci in loro l'attitudine a studiare, a conoscere, a capire per l'eccesso di fatica che verrà loro chiesto se non sono nel posto giusto. Quindi piuttosto un percorso di studi che regali loro la gratificazione dello studio, dell'apprendimento e delle conoscenze che potranno sviluppare, perché quel percorso dovrà necessariamente andare avanti, che studi in università dopo, che lavorino, ma anche il lavoro chiederà loro di studiare. Quindi è importante che non si bruci la disponibilità a studiare, ad apprendere, perché altrimenti, ovviamente, per come sta evolvendo il mondo, potrebbero essere più in difficoltà, diciamo, nelle sollecitazioni, nelle richieste che il mondo chiede, porrà loro, insomma. Ancora, e siamo verso le ultime quattro indicazioni della mia mappa che vi ho mostrato rapidamente prima. È una cosa che abbiamo fatto col Comune di Novate, provare a cercare testimoni. Cosa vuol dire testimoni? Vuol dire il fatto che i migliori messaggeri di cosa li attende sono i ragazzi e ragazze che stanno facendo esattamente quella scelta. Siete incerti fra quella scuola, quell'altra ancora e così via. Nessuno come quelli che la stanno facendo sono in grado di dirti cosa vuol dire. Io ho fatto il liceo classico. Mi sono messa a dire a mia figlia che ha scelto il liceo classico, o a mio figlio che ha scelto il liceo scientifico, che scuola sarebbe stata. Perché il mio liceo classico c'entra niente con loro. E quindi solo come dire, un fratello e una sorella maggiore, usiamo questa immagine, era in grado di restituire loro quel tipo di esperienza fresca e attuale, contemporanea, che i loro pari hanno e che noi adulti non abbiamo. Quindi evitate di prendere la vostra esperienza scolastica per in qualche modo guidare le loro scelte. Piuttosto metterli in contatto con ragazzi e ragazze, un po' l'operazione che stiamo immaginando assieme al comune, che possano regalare loro l'esperienza di cosa significa passare da quella media a quelle superiori in termini di impegno, fatica, piacere, ambiente, stimoli e così via. Vado verso il finale, ultimi tre punti, credo molto importanti. Il primo dice: credo che molti di voi praticheranno, andranno verso gli open day, quindi cercheranno di capire un po' cosa vuol dire andare in quella scuola o in quell'altra. Va benissimo. Ricordiamoci che gli open day sono anche situazioni che hanno un po', diciamo, un vizio d'origine, spero che nessuno si offenda nel fatto di ammettere che hanno una sorta di logica promozionale, no? Autopromozionale dell'istituto chiamato in causa. Questo significa che quello che viene mostrato può essere un po' più luccicante di quello che poi sarà. E questo significa che quel laboratorio che viene mostrato nel momento in cui si fa l'open day non è detto che venga utilizzato ogni giorno dai ragazzi, può darsi che sia quell'unico per tante classi, quindi magari non è che, può darsi che non funzioni tutto, insomma, lo dico per essere in qualche modo trasparente. Allora, il mio suggerimento cos'è? Non tanto suggerire di andare agli open day, perché no, va bene, io li ho fatti, gli open day sono andato, ho scelto anche sulla base di quello. Vi suggerisco piuttosto di fare le domande giuste. Vi suggerisco tre domande. La prima è: se i professori sono di ruolo? Perché questo è un tema. Noi sappiamo per certo che una scuola dove i professori ruotano ha una difficoltà nel portare all'apprendimento i ragazzi, perché lo schema è sempre quello: arriva un nuovo professore, fa fare una nuova verifica per capire qual è il livello, lavora per un mese, poi dopo ne arriva un altro, fa fare un'altra verifica. Questo schema sappiamo che non produce apprendimento nei ragazzi, produce molta irritazione, fatica, disaffezione alla nuova figura che compare, perplessità rispetto, insomma,
È ampiamente dimostrato che una materia sottoposta a questo tipo di rotazione in qualche modo è compromessa nell'apprendimento. Quindi, primo, chi provate a chiedersi se i professori sono di ruolo o in che misura sono di ruolo. Seconda cosa, qual è la media di bocciature o debiti al primo anno? E la terza è perché? Perché questa cosa un po' dice, no? Come, cosa succede quando entri, no? Se lì c'è tendenzialmente o spesso una quota elevata di questo, potrà essere anche letta come un posto molto serio, molto attento e come dire, severo nel verificare le competenze, però è anche un posto ovviamente che probabilmente in cui c'è una certa probabilità di andare incontro a delusioni, fatiche, senso di insuccesso e così via. Quindi forse sì, come dire, è troppo ampia la porta per poi chiudersi subito al primo anno. Questo potrebbe essere lo schema. E la terza cosa è come funziona il riorientamento in quella scuola. Questo è un elemento delicatissimo. Cioè, immettiamo e succede, ammettiamolo, che vostro figlio entri, vostra figlia entri. E dopo 2, 3 mesi, nel tempo che va da settembre a novembre, dicembre, capisce che non è nel posto giusto. Lo capisce lei, lo capiscono i suoi insegnanti, così via, per tante ragioni. Allora, è molto importante che quella scuola curi la possibilità di riorientarsi. Riorientarsi cosa vuol dire? Vuol dire correggere la scelta, a proposito di scelta reversibile, quello che abbiamo detto prima, in modo tale da non perdere l'anno. E potersi trovare in un contesto per l'indirizzo, per la classe, così via, che accolga di più le sensibilità, le curiosità, l'interesse di vostro figlio e vostra figlia. Allora, questa cosa è possibile come... È chiaro che, per esempio, ve lo dico subito, una scuola che ha più indirizzi spesso è più in grado di praticare, ma bisogna chiedersi se è così, uno spostamento da un indirizzo all'altro, se questo è il tema. Mentre è più complicato in generale, nella mia esperienza, la possibilità di cambiare letteralmente scuola, quindi non cambiare indirizzo nello stesso istituto, ma cambiare scuola, perché poi fra scuole il meccanismo di passaggio fra uno e l'altro, ecco, cercherei di capire meglio, magari anche semplicemente di fronte alla domanda. Ma se mio figlio o mia figlia si trovasse male e a ottobre-novembre capisse che non è nel posto giusto, che cosa può fare e con quali probabilità può cambiare? Credo che questa sia una domanda un po' scomoda per loro perché non se ne sa molto, ma certamente io vi consiglio di esercitarla perché spero che le scuole su questo diventino più sensibili, più recettive della questa possibilità, che è normale, ce lo siamo detto, a 14 anni è difficile capire cosa ti piace e magari lo scopri proprio lì, in quei mesi. E allora perché non poter esercitare? Quindi credo che sia importante che una scuola che consente la revisione di una scelta che si scopre in quel momento non perfetta possa essere esercitata. Di più, vi do una dritta e qui li metterete in difficoltà gli insegnanti o chi è lì per lì. Chiedete del RAV. Il RAV è un documento che le scuole devono produrre di autovalutazione. Non lo conosce nessuno, ma loro lo devono produrre. Lo devono produrre periodicamente ogni 2 anni, mi pare. Il RAV è questo rapporto di autovalutazione in cui loro devono prendere tutti i parametri, quanti ne abbiamo bocciati, quanti ne abbiamo rimandati, rispetto alla media delle altre scuole, come stiamo andando. Per la nostra capacità di insegnare quali sono i livelli di apprendimento, c'è anche l'INVALSI lì dentro. I risultati dell'INVALSI devono essere messi dentro il RAV, RAV, rapporto di autovalutazione, in modo tale che quella scuola possa dire al Ministero, da noi i risultati sono rispetto alla media, credo, del nostro indirizzo e così via, migliori, peggiori e così via. Chiedete del RAV. Cioè, provate a chiedere. Se il RAV è online, se è possibile, in genere credo debba esserlo, però non so delle singole vostre scuole che avete nel vostro orizzonte, e quali sono gli esiti dei principali indicatori?
È chiaro che se vi mettono lì i ragazzi in PCTO, quindi l'alternanza scuola-lavoro, che vi fanno vedere i laboratori, saranno in difficoltà, però provate a guadagnare questo tipo di interlocuzione e così costringerete anche, diciamo, dirigenti, insegnanti, a non essere cosmetici, quindi farvi vedere le cose che luccicano, ma dirvi delle cose che esistono, che dovrebbero essere pubbliche. E che in qualche modo attestano, perché sono dei dati di realtà, attestano quanto quella scuola riesce, per esempio, a condurre gli studenti nei loro percorsi di apprendimento, perché questi sono i Ah, risultati interessante. invalsi, queste sono le nostre bocciature, questi sono i casi. RAV, si chiama RAV, segnatevelo. L'ultima questione della mia mappa che vi dico è questa, una cosa che credo rientri nell'esperienza di molti, no? Allora, ricordiamoci di una cosa. Che a noi stiamo bene in una classe, in una scuola, non solo perché quelle materie che studiamo sono le nostre, per usare una formula un po' semplice di rispecchiamento in termini di passione e interesse dell'indirizzo che abbiamo scelto, ma anche per le relazioni. Le relazioni fanno almeno la metà del piacere di un percorso scolastico. E questo cosa vuol dire? Primo, come dire, l'indirizzo possiamo anche saperlo prima. Ovviamente possiamo avere delle indicazioni il modo in cui i nostri figli ci hanno fatto capire che loro si trovano a loro agio o non a loro agio nello scrivere, nel fare i conti, nel disegnare, quello che è. E questo ovviamente orienta rispetto alle scelte di indirizzo. Però sappiamo che almeno la metà dipende dalle relazioni. Di più, voglio dirvi che se anche uno fosse nella scuola giusta in termini di indirizzo, ma non funziona il rapporto con i compagni o con l'insegnante, mollerà, non ce la fa. Quindi non basta una scelta corretta dal punto di vista dell'indirizzo se non funziona quella vita in classe, che è una vita con i compagni e le compagne e con gli insegnanti. Ora, su quella non è possibile anticipare nulla. Si scoprirà lì chi c'hai accanto, chi c'è in classe, quali sono i tuoi professori. E quindi non c'è un suggerimento intelligente anticipatorio, come chiedere prima del RAV. Però il mio consiglio è questo: provate a lavorare voi come genitori sulla costruzione di buone relazioni. Ricordiamoci che la classe è un luogo anche dove vanno in scena delle maschere che magari assumi il primo giorno e non riesci più a toglierti. Allora, vuol dire che provate a chiedere o a organizzarvi come genitori della classe o costruire le chat in cui rapidamente nel primo periodo della vita fra compagni di classe, di contatto con gli insegnanti, si stabiliscono buone relazioni. Quindi vi conoscete il più possibile, magari organizzate qualcosa assieme, perché impostare bene e evitare che uno assuma una maschera sbagliata, che è quella che ti viene affibbiata o in cui inciampi per caso, poi fa sì che le cose vadano bene o male. Io ho incontrato un sacco di volte ragazzi di quarta o quinta superiori che non si conoscevano e solo nel momento in cui ho chiesto a lui o a lei di quella classe, ma tu fai questo, che cos'è? Improvvisamente i compagni scoprivano qualcosa di lui e lei perché non se ne erano mai detti, non si erano mai incontrati davvero, avevano solo fatto l'alunno a un certo punto del registro, quello che rispondeva alle verifiche, faceva così. Allora, vuol dire partire bene, vuol dire nel momento in cui si parte, curate le relazioni con gli altri genitori, curate buoni rapporti con gli insegnanti perché la qualità delle relazioni è decisiva, almeno quanto l'indirizzo, nel regalare al vostro figlio la sensazione di essere nel posto giusto e quindi passare 5 anni bene o meno bene. Io mi fermerei e quindi chiedo a voi se ci sono Ok, questioni. sì, adesso noi abbiamo qualche domanda. Io volevo dire questa cosa perché hai parlato di riorientamento un po' come se avessi parlato con i genitori, ma hai parlato anche con noi per certi aspetti, nel senso che ci occupiamo di riorientamento. Quindi io voglio proprio sottolineare le cose che hai detto tu, da un punto di vista di un operatore dell'Informa Giovani che si trova spesso, e voglio dire a questi genitori, sempre più spesso, in queste situazioni dove ragazzini che comunque hanno fatto una scelta che, come diceva
prima correttamente Stefano, può anche non essere quella, si pensava fosse quella giusta, poi non è quella proprio adatta o non a quel momento, e comunque si ritrovano in una situazione un po' così. È importante per le famiglie, questo l'ho visto io proprio dal nostro osservatorio, no? È sapere, conoscere che esiste questo momento, che è quello del riorientamento, perché è un momento che c'è in qualsiasi scuola ed è importante, come diceva Stefano, conoscere, chiedere come lo fanno, cioè come agiscono e in che tempi, quando pensano magari di aver capito, sulla base di diverse situazioni, che magari quella non è la scuola adatta, perché il riorientamento può essere, può arrivare dal ragazzino che capisce, oh, non sto bene qui, non è la cosa mia, e può arrivare anche dai docenti. Quando arriva dai docenti, ecco perché è importante che voi come genitori sappiate che esiste questa cosa, che è molto importante, che è uno strumento, se vogliamo, positivo, che va visto anche in termini positivi per voi come famiglie. Importante è capire come poi in ogni scuola viene attuato. Questa qui è una cosa, è un invito che ha fatto Stefano e che secondo me deve essere un invito per tutti i genitori da tenere in grande considerazione, perché comunque i ragazzini sono piccoli. Diciamocelo, fanno una scelta in un momento che sono davvero ancora molto spesso indecisi e quindi tutto può accadere, anche un ripensamento, ma anche da parte dei docenti una considerazione che poi ci mette come genitori un po' in una situazione di difficoltà se non ci arriviamo un po' preparati, sapendolo. Questa è una cosa importante. Non so se Stefano vuoi dire una cosa, se no io ti faccio una domanda che mi è arrivata. Allora, tu hai parlato, diceva una persona, mi diceva di essere rimasta colpita di come hai parlato di che bisogna vivere questa fase in una maniera cercando un po' di liberarsi per certi aspetti della tensione, no? Che comunque c'è, perché comunque arriva dalla scuola, arriva da tutte le parti. I genitori spesso, magari anche in questo momento, sono qua perché ce l'hanno questa tensione, no? Per cui mi si chiedeva, e quindi io te la giro perché mi sa che puoi rispondere bene tu, come fare di fronte a un ragazzino che comunque non esprime nessun particolare interesse, si cerca di farlo parlare, ma magari devia. E purtroppo il genitore è di fronte al fatto che deve decidere, o comunque deve trovare il modo di far decidere il ragazzino. Qual è l'elemento che può portare un genitore a capirlo? Quale può essere l'interesse del figlio? L'ho un po' spiegata, ma era questo, era l'ultima frase, era la più centrata. Come cogliere gli interessi dei propri figli? Allora, lo capisco benissimo ed è vero, e poi in realtà lo sappiamo proprio dalla pedagogia che a 14 anni è normale non avere degli interessi, delle passioni, delle indicazioni forti, per cui uno dice, ah, caspita, mio figlio è l'artista, lo scrittore, lo scienziato, quelle cose lì, no? Quindi è molto normale questa cosa qui. Ed è molto normale quindi che loro stessi non lo sappiano, al di là di quel ragazzo che diceva di essere un fisico dall'età di 3 anni, ma è chiaro che era una stratagemma per evitare l'ansia, lo diceva lui. E quindi come lo facciamo a capire? In realtà la probabilità che abbiamo di capire per cosa siamo fatti, usiamo questa espressione per dire vocazione, è direttamente proporzionale al nostro campo di esperienza, cioè più cose proviamo e più è probabile che scopriamo quali sono le nostre. Le nostre sono quelle in cui ci vengono facili, non facciamo fatica, ci piacciono, ci divertiamo, abbiamo voglia di rifarle. Io credo quindi che un genitore abbia alla fine questo compito, allargare o offrire campi di esperienza diversi e che poi vuol dire, che so, vedere insieme delle cose, partecipare assieme a delle attività,
e vedere come il proprio figlio o la propria figlia si trova in quella situazione lì. Quindi è molto probabile che il figlio o la figlia non riescano a dirlo. È più probabile che se si sta in osservazione di fronte a occasioni diverse, che sono le occasioni più varie, fare una gita, andare a un museo, chiacchierare, aprire un libro, o guardare un film, guardare una cosa, e ogni volta su questo interagire per capire come il nostro figlio o la nostra figlia sta in quella situazione, se si annoia, se si incuriosisce, se si appassiona, se capisce, se non capisce. Ecco, tutto questo ci rimanda a qualcosa. Ricordiamoci una cosa: capire ciò che non ci piace è altrettanto importante del capire ciò che ci piace. E quindi anche le informazioni che apparentemente scartiamo, quindi vabbè, non gli è piaciuto, dice poco. Quel non mi è piaciuto aiuta a orientare. Spesso i ragazzi mi hanno detto, quando lo faccio spesso nelle classi, il più delle volte lavoro nelle classi, nelle scuole media superiore. Quando chiedono che cosa vorreste fare dopo, e poi ho pensato, ma anch'io ero così, molti mi dicono cosa non vogliono fare, perché hanno capito ciò che non c'entra con loro. Benissimo. Cominciate a far pulizia su quello. Cominciate a far pulizia su quello perché aiuta in qualche modo a restringere il campo e a dire: ma vostro figlio, vostra figlia probabilmente avrà una diversa attitudine, quindi voglia di stare lì sui libri o agire con le mani, stare ferma o muoversi. Lavorare con gli altri o essere molto verticale su un'analisi, un approfondimento, uno scavo che vuol dire studiare, studiare. Insomma, credo che ci possano essere situazioni diverse. È ovvio che qui abbiamo un enorme bias, che vuol dire distorsione, che l'insegnante che incontra media tantissimo del piacere della relazione con quella disciplina. Quindi si può essere più o meno fortunati. E credo che tutti noi abbiamo presente storie in cui una passione è morta nel passaggio da un insegnante all'altra o è nata nel passaggio da un insegnante all'altra ed era la stessa materia. Quindi attenzione in questo ragionamento a fare, come si dice, un po' la tara su un insegnante, cioè a capire se si è fortunati o sfortunati e quindi non necessariamente scartare o avvalorare. A partire dai, che so, dai voti che i nostri figli prendono, ma pensando anche se il rapporto con l'insegnante in che misura può influire. Ma lo schema è quello: allargare lo spettro d'esperienza, di fare delle cose insieme e interagire in modo tale da allenare a riconoscere ciò che ci piace e non ci piace, anche il non ci piace, magari partite da quello, che forse è più semplice. Perfetto. Quindi mettersi in osservazione proprio, mettersi in osservazione, guardare, cercare di capire, perché poi a volte le cose vengono fuori. Però di fronte a, e naturalmente mi sto collegando a un'altra domanda, poi Alessandra, se hai qualcosa Esatto. anche tu. Sì, no, è arrivata proprio adesso un'altra domanda, però. Dillo pure Allora, c'è una signora che chiede: va bene fare open day con mio figlio in seconda media o gli faccio venire ansia sulla scelta? Quando iniziare a informarsi e quanto, cioè qual è il confine tra sostenere il proprio figlio a informarsi, raccogliere informazioni, documentarsi e il confine quindi tra sostenerlo e mettergli ansia? Come si fa a capire se c'è un modo? Allora, quindi diciamo subito questa cosa qui. L'errore che spesso si fa, l'ho fatto io per primo, è quello di arrivare a allenare le scelte solo a ridosso della scelta stessa. Quindi io consiglio di anticipare questo esercizio, non so se sulla scuola o su altro, cioè anche seconda, ma anche prima. Tutte le volte, ed è normale che la vita regali questa cosa. Tutte le volte che sei di fronte a una scelta, magari può essere anche che film vediamo, oppure dove andiamo in vacanza quest'estate, o così via, provare a ragionare con i figli
e dire: ma senti, ma perché vuoi tornare lì? Questo perché? Perché aiuta quel processo di riflessione su di sé e per noi di osservazione loro, che ci rimanda dei tratti distintivi e ci fanno capire che tipo di figlio e figlia è. Noi sappiamo benissimo questa cosa, che i nostri figli non ci somigliano per niente. Avrete preso una serie di sberle, come le abbiamo prese tutte, smentite clamorose di trasmissioni che immaginavamo automatiche da noi a loro e non sono andate a buon fine, no? E quindi in questa scoperta di come sono, che poi è il bello, no? Della genitorialità, ci sta anche il fatto che in tutti gli snodi in cui sono convocati a processi di scelta, non so se andrei a vedere gli open day in seconda, ma certamente già in seconda, in prima, parlerei con loro di come fai a scegliere la tua playlist, come fai a scegliere le tue serie, come fai a decidere i tuoi amici. Ecco, tutto questo che dice di loro cosa cercano nel mondo. A un certo punto verrà fuori anche la tema. Se lo facciamo però tira fuori e li convochiamo solo nel momento della scelta della scuola superiore, chiaro che è tutto più complicato. Se invece è un discorso che abbiamo già fatto in altri contesti, allenandoci a capire e lui stesso, lei stessa, a riconoscersi in alcuni tratti, perché non è che lo sanno, lo scoprono se qualcuno glielo chiede. Questa è la cosa, la grande verità. Cioè, la prima risposta, ve lo dico a bruciapelo, sarà bu. Poi però, vedo che senti molto questo tipo di musica, vedo che ti piace molto le storie. Sì, è vero, perché, ok, nel lavoro a specchio che facciamo con loro, consentiamo loro di una consapevolezza su di sé a cui non arrivano spontaneamente, perché non ci si arriva se non perché c'è qualcuno che fa questo lavoro, si dice maieutico su di noi. Questo sì, anticiparlo. Ottimo, sì, quindi magari sì, perché spesso anche a noi arriva questa cosa di magari genitori, ragazzini o in prima o in seconda e ci chiedono ma possiamo venire a campus, ma possiamo partecipare alle serate? Assolutamente sì, cioè la risposta è assolutamente sì. Vero è quello che stai dicendo tu, no? A fianco o comunque è importante magari anticipare il ragionamento, no? La consapevolezza di scelta, quindi il fatto di interrogarsi e di cercare di capire cosa mi piace, perché è verissimo, anch'io nel mio osservatorio, quando entriamo in classe, la prima risposta spesso è boh, come hai detto tu, ma tu sei boh, non lo so, o lo sanno già e sono proprio modello fisico, quello che hai detto tu. Oppure non lo sanno e dicono boh. Quindi non sono magari abituati a, non si sono interrogati prima. E questo forse sì, è un elemento importante, interrogarsi prima. Questo fa molto bene. Insieme naturalmente a tutte le possibilità che ci sono, che naturalmente non devono essere negate. Ale? Allora, c'è un'altra domanda ed è questa: come gestire la differenza o diciamo un conflitto tra quella che è magari la volontà di scelta del ragazzo e il consiglio orientativo, se ci dovesse essere un contrasto, cioè come comportarsi da parte del genitore? Questo è un tema, eh. È un temone. Eh sì. Credo che dipenda molto di caso in caso, cioè qual è lo scarto fra il consiglio e la scelta che magari uno manifesta. Forse vanno approfondite le ragioni che stanno a monte dell'uno o dell'altro. Se non coincidono, forse chiederei all'insegnante perché, a mio figlio perché. E poi proverei a mettere in fila le questioni, no? Pro e contro. A vedere come se fosse una sorta di due tabelle e vediamo, ok, di queste due quale ci convince di più. Credo sia una cosa da fare assieme, cioè mettersi lì a tavolino proprio. Mettere in fila i ragionamenti e capire gli uni e gli altri. Credo dando valore, pari valore all'uno e all'altro, soprattutto se abbiamo raccolto le motivazioni, cioè perché gli insegnanti ci dicono una cosa e perché il nostro figlio ce ne dice un'altra. Poi ci sarà il nostro dato di osservazione, quindi quello che noi sappiamo di lui e di lei che ci aiuta a dire
che peso hanno la prima versione e l'altra, no? Il vantaggio di una, come dire, di una scelta ambiziosa, per dire, ti hanno consigliato una cosa, tu vai al gradino superiore, tipicamente ti hanno consigliato il tecnico, vuoi provare al liceo, e che si può sempre tornare indietro, molto più difficile fare il contrario. Cioè, mi sembra più difficile che uno che inizia al tecnico poi passa al liceo. È vero che, per esempio, si può rifiorire all'università, conosco molta gente che l'ha vissuta questa cosa. Cioè, che ha fatto ragioneria, per dire, e sembrava dovesse finire lì, invece poi ha studiato all'università, ha preso il dottorato e così via. Vero è che d'altra parte, se è più facile scendere che risalire, se una scelta, ha fatto una scelta un po', come dire, pavida, andare in un posto che ti chiede molto in termini di studio, e ne ho conosciuti, e non hai voglia, non hai tempo, non hai modo di farlo, può essere faticoso e frustrante, cioè può essere anche una cosa che ti rimanda dei sensi di inadeguatezza, dici, ma io non ce la faccio qua. Che forse non è il massimo trovarsi a quell'età in una situazione di insuccesso così rapida. Insomma, credo che metterei in fila le questioni e ovviamente userei quel tempo che va da settembre a novembre, dicembre, come tempo di osservazione. Con avendo ben presente, come diceva prima Stefania, l'opzione del riorientamento. In teoria questa cosa bisognerebbe farla, con Stefania ce lo diciamo da tanto tempo, con tutti, cioè quella finestra dovrebbe servire non a partire in tromba col programma del primo anno della scuola superiore, ma per aiutare ragazzi e ragazze a capire se sono nel posto giusto, con un margine di riorientamento molto ampio, cioè anche a patto di, come dire, che 10 capiscano che sono nel posto giusto. Ora, questa cosa che sembra molto saggia e che credo trovi tutti molto d'accordo, ha un limite che forse vale la pena esplicitare, che non è detto che il secondo posto dove tu vai sia quello il posto giusto. Cioè, abbiamo anche, il problema è anche un po' quello, cioè tu dici no, non mi piace quella roba, forse mi piace più l'altro. Provi l'altro e se neanche quello è il posto giusto. Quindi bisogna anche dirsi che questo è un gioco. È un gioco rischioso, in qualche modo, per cambiare, cioè io consiglio di cambiare certamente, cioè darsi questa possibilità, attenzione a consolidare bene la seconda possibilità, perché probabilmente una terza è un po' complesso cioè sì, o probabilmente si perde l'anno, per intendere. Grazie. Quindi bisogna evidentemente, se si cambia, ed è ragionevole farlo, la seconda possibilità va un po' ponderata perché non sia un capriccio, che non sia magari uno si trova male col compagno di classe, magari è in difficoltà con quell'insegnante lì. Ecco, forse a volte bisogna curare più quel pezzo lì che mettere in discussione quella scelta di quella scuola. Io sono stato sul punto di far cambiare mio figlio al liceo scientifico, dove era, a parte la difficoltà a farlo, che è complicato, a Milano, sono a Milano, io vivo a Milano. E poi alla fine mio figlio oggi è contento di aver fatto quel percorso di studi. Quindi ci sono delle curve di discesa, di fatica e così via, che fanno parte dei normali percorsi e che possono essere riassorbite perché dopo guadagni in alto nei successi successivi, nei traguardi successivi. Sì, la questione consiglio orientativo, per tornare a quella che è la risposta che hai dato tu, è una questione che è importante per certi aspetti. Cioè, io comprendo bene quando le famiglie pongono questa questione. Da una parte, come servizio Informa Giovani, come operatori, noi diciamo una cosa che ci piace dire alle famiglie è non arrivate al momento del consiglio orientativo come se fosse una tegola che arriva sulla testa, no? Per cui tutti voi sono sicura, siete consapevoli di come sta andando, di qual è il comportamento del ragazzo, della ragazza, di come sta facendo le cose. Però al di là di questo, e questo ne sono certa, non è, cioè il nostro consiglio è sempre quello: parlate anche prima con i professori, cercate di arrivare a quel momento già preparati, di modo che qualora ci fossero, e capita, perché capita che si intende fare una cosa e c'è il consiglio diverso.
Ok, però come genitori ci si arriva preparati e c'è proprio anche il tempo, quello importante, quello che diceva Stefano, per raccogliere dai ragazzi qualcosa, no? Delle informazioni sul perché, su cosa vuoi fare e quindi farlo anche riflettere sul come mai c'è questa discrepanza. Una volta ascoltati anche i professori. Però ecco, è un momento molto delicato quello del consiglio orientativo, che però tendenzialmente se si riesce a non vivere proprio a dicembre, perché è a dicembre che c'è il consiglio orientativo, tendenzialmente poco prima delle vacanze di Natale, di solito, e sappiamo benissimo che poi si rientra e poi c'è l'iscrizione alla scuola superiore. Quindi proprio per darsi un tempo di riflessione maggiore, è davvero importante fare quello che ci suggeriva Stefano, quindi parlare anche con i nostri ragazzi, alla luce del fatto che tutti vedete il registro elettronico, tutti sapete come stanno andando le cose, no? Però parlare con i nostri ragazzi e capire davvero quello che vogliono fare, quali possono essere le difficoltà e qual è l'impegno che loro ci vogliono mettere. Perché a noi sono capitati anche ragazzi con consigli orientativi completamente diversi e che poi, lo dico tra virgolette, però in accordo con la famiglia che li ha ascoltati, hanno scelto di fare quello che dicevano loro. Vi devo dire in percentuale, c'è la volta che è andata bene e la volta che non è andata bene. Però vale sempre la pena tenere aperto questo dialogo e costruirlo insieme, questa scelta, anche a fronte di un consiglio orientativo. Chiaro, Vale? direi che siete stati chiari. E allora, vediamo un po'. Ecco, altra domanda. Dopo quanto tempo dall'inizio della prima superiore che si vede che il ragazzo o la ragazza sono in fatica, ci si può iniziare ad allarmare? Cioè, c'è diciamo, un cuscinetto di tempo che è giusto concedere ai ragazzi per ambientarsi banalmente. Allora, io credo che, qui però chiedo aiuto anche a Stefania, Sì. che il riorientamento non possa avvenire in qualunque momento, forse c'è un momento migliore o un momento peggiore, quindi probabilmente io vi suggerivo, da quando inizia a Natale, stiamoci sopra, cioè Esatto, cerchiamo anch'io. di essere presenti, assidui nella verifica di quella cosa lì, perché probabilmente se i dubbi vengono a febbraio-marzo, io temo che riorientare a quel punto sia più complicato, cioè trovare, per evitare di perdere l'anno, il nuovo posto dove stare. Immagino che a scavalco fra un anno e l'altro uno possa provare a cambiare. Nel primo anno io credo che il tempo utile sia fino a Natale, però chiedo a te, Stefania. Sì, no, sono d'accordo con quello che hai detto e ancora va a sottolineare quello che hai detto prima, cioè il riorientamento è importante ed è importante fare questa domanda negli open day, a campus, quando verrete, spero, veniate tutti a campus. Questa domanda è una tra le più importanti che devono essere fatte, proprio per questo fatto qua, perché poi le scuole il riorientamento in realtà lo fanno. Poi io ho la mia opinione, ma non conta nulla la mia opinione, però lo fanno un po' presto, ok? Quello che diceva la signora della quale ha riportato la domanda Alessandra, qual è il cuscinetto di tempo? Purtroppo le scuole a volte il cuscinetto lo fanno veramente piccolo e quindi a maggior ragione è ancora meglio che voi come famiglie siate consapevoli di tutto questo e quindi sulla base di questo potete anche parlare con i vostri ragazzi e dire: allora, attenzione, ci tieni a stare in questa scuola? Occhio, in questo periodo ci sarà questa cosa. Loro a volte non lo sanno neanche, cioè anche quando arrivano da noi ci dicono: hanno chiamato la mamma per il riorientamento, ma loro non lo sapevano. Quindi parlatene anche voi con i vostri ragazzi, diteglielo che c'è questa cosa che avviene nei primi mesi, senza spaventarli, perché non vanno spaventati su questa cosa, ma solo resi consapevoli, perché è un periodo che serve a loro per capire ed è un periodo che serve anche alla scuola. Quindi la domandona riorientamento è essenziale negli open day. Anzi, grazie Stefano di averla tirata fuori perché è importante. Sì, è una cosa che spesso noi non sappiamo da genitori, così come non sappiamo che esiste il RAV, perché non è molto reso pubblico.
E in realtà la scuola solo interessa che i ragazzi vadano bene nei propri percorsi. Quindi, se questa cosa fosse resa serena e pacifica, cioè una scuola che ha ragazzi che vanno bene nelle classi in cui sono, anziché che devono continuamente cambiare o essere bocciati, insomma, è ovvio che è una scuola che ne guadagni in termini di prestigio, in termini di benessere collettivo e quant'altro. Io ricordo che avevo chiesto poi ai ragazzi, quando mio figlio scelse il liceo scientifico, avevo parlato poi con ragazzi che erano lì. Ho detto, ma voi come state qua dentro? Cioè, avevo cercato di far togliere un po' la maschera delle guide turistiche da scuola in open day. Ecco, quello può essere un modo anche per parlarci. Certo, sono ragazzi che stanno facendo l'alternanza scuola-lavoro, Devono dire certe cose. il tasso di sincerità è così così, però insomma, ero un po', lo Diciamo che sapevo. li scelgono, Scelgo però. come scelgono gli ambienti dove vai, però appunto le domande che vi abbiamo suggerito sono domande che Certo. provano a andare oltre, diciamo, le maschere e l'apparenza. Quindi secondo me possono essere dei modi intelligenti di stare nei contesti, non semplicemente di assorbire quello che ci viene proposto e ci viene mostrato. Assolutamente. Ale, c'è qualcos'altro? Allora. Sì, le dobbiamo mettere un po' insieme le domande, soprattutto se sono simili. Allora, sì, c'è una persona che chiede come fare per, però forse questa è meglio affrontarla nelle altre serate, cioè come fare per capire, per aiutare il figlio a capire se è meglio un tipo di scuola più pratica o un tipo di scuola più, diciamo, più teorica, che richiede più studio teorico sui libri, al di là del guardare i voti e dell'ascoltare ovviamente le preferenze del figlio, cioè se il figlio proprio non ha idea da cosa partire. Stefano. Sì. Aspetta, aspetta, ok. No, ancora spento. Ok, no, Colpa ok. mia questa volta, scusa Alessandro, Oh. mi ero mutato, ma non mi ricordavo che se mi muto sono Non fuori importa, non come. importa. Allora, io credo che questa cosa è un grande bivio, no? Spesso forse è una domanda che magari semplifica troppo le questioni, però certo è una domanda e credo che divide il mondo in due, in parte, cioè ci sono ragazze e ragazze che hanno più piacere a studiare, a stare sui libri, a mettersi lì al tavolino, e altri che li vedi che soffrono, proprio lo vedi. Spesso si dice che il mondo maschile rischia di essere più il secondo, il mondo femminile più il primo, però dipende. Allora, forse questo modo è semplifica troppo, diciamoci la verità. Però io credo che qualunque genitore abbia notato se il proprio figlio magari non prende un libro di scuola perché non gli frega niente di quello che sta studiando, però prende un'altra roba da leggere e ha piacere a star fermo e sfogliare quella roba lì, può anche essere un fumetto, una rivista e così via. Oppure vede che il proprio figlio o propria figlia non sta fermo, ma ha bisogno di muoversi, ha bisogno di stare in giro, di essere col corpo sempre attivo perché soffre a stare. Questo è un indizio, veramente è un indizio, cioè può non essere necessariamente quel libro di scuola, quella sorta di manuale che poi uno riconosce come il manuale del liceo classico, del liceo scientifico. Però è chiaro che abbiamo una diversa disposizione per gli uni e per gli altri. E forse da genitore l'abbiamo notata. Cosa, cioè, ci siamo resi conto di quanto il nostro figlio amava certe situazioni e non ne amava altre. Quindi l'esperienza di vita un po' insegna, l'esperienza di convivenza, diciamo, un po' insegna come sono fatti noi ragazzi e ragazze. In più aggiungo questo, che ribadisco,
C'è tempo ancora di cambiare. Io vi dico una cosa, io oggi scrivo libri. Li scrivo, sono uno che scrive libri per Feltrinelli. A 14 anni io li odiavo i libri. Non mi piaceva né leggere, e tantomeno pensavo di scrivere. Ero anche bravo a scuola, ma non mi piacevano i libri. I miei figli, Pietro li odia, 22 anni, Margherita li ama, 17 anni. Come è andato a finire, come sono impazzite le molecole, che cosa è successo a me allora e così. Non lo possiamo dire adesso. Quindi sarei per osservare certamente, chiedere certamente e tenere aperto certamente le porte di cambiamenti possibili. Sì, sono d'accordo, ricordando a tutti i genitori presenti che non certamente io, ma qualcuno di più importante di me ha riconosciuto che l'intelligenza non è una, ma sono tante, e quindi è importante che si guardi ai propri figli cercando di capire qual è l'intelligenza dei nostri figli, cioè dove potrebbero stare meglio, dove potrebbero dare di più di quello che hanno da dare, no? Per cui ci sono ragazzi che hanno un'intelligenza più teorica e quindi magari sono quelli che diceva Stefano che amano anche i libri, perché no? Si mettono lì e oppure davanti ai libri quando stanno studiando non soffrono per niente, anzi, ce ne sono altri che magari di fronte alle stesse azioni stanno un po' peggio, però magari sono più bravi in altre cose, magari stanno lì ore e ore e ore a disegnare fumetti, a inventarsi cose. Quindi si tratta proprio di riconoscere e dar valore all'intelligenza di ognuno dei ragazzi, perché tutti hanno un tipo di intelligenza. E quindi, come diciamo noi quando andiamo in classe, si tratta di trovare la strada più giusta, no? E quindi il tipo di istruzione più giusta, quello che corrisponde all'intelligenza dei vostri figli. Naturalmente, come diceva Alessandra, questo dettaglio poi più tecnico su alcuni aspetti, ma certamente che si poteva trattare anche ora, quindi benissimo quello che ci siamo detti, ma sulla parte più tecnica lo tratteremo anche nelle serate successive. Per cui capirete cosa vuol dire fare un'istruzione tecnica, liceale o altro tipo di istruzione. Quindi andremo a vedere quali sono le intelligenze diverse. Ecco, a questo proposito io volevo dire una cosa, volevo chiedere a Stefano, quanto è importante secondo te che i genitori in primis riconoscano ai figli che le intelligenze sono di diverso tipo ma sono tutte sullo stesso piano? Perché, spiego, noi spesso quando interveniamo a scuola, facciamo orientamento nelle classi, ci capita di trovare nei ragazzi ancora la mentalità un po' a piramide, cioè che la scuola, diciamo, di serie A è il liceo e invece tutti gli altri tipi di istruzione stanno sotto e, come se ci fosse appunto una gerarchia, no, delle intelligenze. Ecco, quanto è importante che anche a casa i ragazzi vedano un po' questo pregiudizio rompersi? Ma allora, credo che questa sia un'operazione certamente da fare, che fra l'altro ci restituisce, che i dati di realtà ci restituiscono ampiamente. Che scuola ha fatto Jannik Sinner? Chi lo Non ne ho sa? idea, non ne ho idea. Non sa nessuno. Ma chi se ne frega? Lui è bravo a giocare a tennis, prima era bravo a sciare. Cioè, Vediamo di spegnere, scusa Stefano, la videocamera perché poi è registrato e poi abbiamo problemi se non abbiamo le privacy, quindi chiedo di spegnere la ah, videocamera. ok. Quindi, allora, è vero quello che avete detto, cioè un'operazione da fare è certamente abbandonare quegli schemi che avevamo e che ci scalavano al primo posto i licei, poi i tecnici, all'ultimo i professionali, quindi prima le menti, poi Esatto. quelli che ci sanno fare, gli altri operai, una roba così. Allora, intanto la storia ci ha rimandato un sacco di artigiani e manuali che sono infinitamente più benestanti di intellettuali precari che non hanno trovato un posto nel mondo. Quindi abbiamo ampie prove e dimostrazioni che quella apparente gerarchia non ha poi conferma nella vita professionale in termini anche di riconoscimento economico e di valore dato. E
E poi al di là del fatto che appunto non è confermata quella gerarchia da quello che succede dopo. Allora, quello che succede dopo, lo dico da ricercatore, primo, è vero che vale la pena studiare. Cioè un predittore di tranquillità economica, di successo e così via, è certamente il fatto che tu studi. Se molli prima la scuola, se non vai avanti negli studi, è più probabile che tu abbia delle fatiche dopo. In termini di inserimento professionale, livello di reddito. Quindi sicuramente l'investimento di studi è un ottimo investimento, questo lo diciamo. Detto questo, quale investimento di studi, cioè quale studio scegliere, su questo io sarei con voi nell'essere molto laico e aperto, cioè vale tutto. Quel tutto intendo il fatto che, quale che sia la vocazione di vostro figlio, la coltiverei. Questo perché, appunto, proprio perché è un mondo che si apre, fra l'altro, è un mondo che si apre con, almeno al nord, una domanda di nuova forza lavoro, quindi di giovani che entrano, maggiore dell'offerta che oggi c'è, cioè i vostri figli potranno scegliere. Non è accaduto così in passato, ma molto più probabilmente di prima, perché sono pochi, ci sono più, cioè, ci sono più posti di lavoro che giovani che entrano oggi, se penso al mercato del lavoro, quindi a quello che si profila dopo, evidentemente, le scuole superiori. E questo a maggior ragione significa che è una generazione in un certo senso fortunata nell'avere di fronte più possibilità di prima. Tanto vale sceglierle. Cioè in altri tempi, in altri passati, si faceva il lavoro che capitava. Oggi forse più di prima possiamo avere per i nostri figli la possibilità di scegliere e quindi di leggere le vocazioni, quindi di dare corrispondenza fra ciò che loro amano, provano, incuriosisce studiare, ciò che poi scelgono come istituto, come indirizzo di studi. Quindi andrei proprio in quella direzione perché per fortuna il mondo sta cambiando da questo punto di vista. Sicuramente. Ale, dimmi solo se ci sono altre domande, se no sono 10:30. No, Ok. direi di no. Ok, quindi noi, vabbè, naturalmente come ormai da parecchi anni ringraziamo davvero tanto Stefano Laffi per essere stato con noi, perché comunque le riflessioni che abbiamo aperto stasera possono accompagnare le famiglie anche da oggi a quello che sarà tutto il ciclo degli incontri ai quali ci aspettiamo di vedere tutti e di poter dare anche anche delle informazioni. Per cui ti ringrazio tanto, Stefano. Anche nei commenti ci dicono bellissimo incontro, molto utile, grazie. Ah, bene, grazie a voi, grazie, buona, insomma, 6:30, quindi grazie Esatto. dell'aver resistito Fino i a 10 a 90 e mezza. passa fino a quest'ora e quindi poi il percorso prosegue, entrerete nel merito, però insomma ci siamo scambiati un po' di dritte, un po' di consigli, mi sembra Sì, hai dato sano. anche dei consigli interessanti per quelli che verranno a campus. Avranno anche delle domande precise da fare, quindi Ottimo, grazie anche per questo. grazie. E per quanto riguarda tutti quanti, vi aspettiamo la settimana prossima, alle dimmi se sbaglio, il 15, Esatto, e esatto. parleremo di istruzione tecnica, per cui sempre su Zoom, sempre alle 21. Quindi buonanotte a tutti e grazie. Buonanotte. Grazie, grazie. Grazie a voi.